Buongiorno bellezze, ciao a tutte e a tutti. Allora, prima stavo registrando un video ma non sono riuscita con la macchina che ho io, ovvero con quella macchina della Canon, perché mi ha fermato non disponibile, ovvero non valido, e quindi ho dovuto per forza caricarlo, cioè riregistrarlo con questo telefono, ovvero con l'iPhone 15. Comunque vabbè, niente. Allora, sono di fronte alla finestra perché vedo che si vede bene e si capisce bene anche quello che dico io, spero. Di cosa sto parlando in questo momento? Sto parlando della giornata che oggi, che non è il massimo, ma vabbè, vedete com'è oggi la giornata. Cioè, sì, è bella, ma a me non mi fa impazzire. È un solo un po' un cielo un po' strano, un po' curioso, però vabbè, niente. Allora, sto parlando ovviamente, sono in Sardegna, per chi non lo sapesse, io sono sarta, però ho origini italo-americane, sono italo-americana. Mio padre è americano e mia madre era sarda. Parlo del passato perché purtroppo mia madre non c'è più. Però mi sono fatta forza e coraggio e come vedete sono qua a registrare video per voi e niente, quindi mi piace fare video qua su YouTube perché ho una passione per il trucco e anche perché ho una passione anche per fare videovlog per le mie giornate, sono le mie belle giornate. Ovviamente sono solo spezzettoni che vedete qua su YouTube e basta, perché non voglio fare troppi video che vi possano annoiare, anche se a me piace fare video di tutt'altro genere, però nulla, vabbè. Allora, ragazzi, aspettate che vi metto un po', ok. Allora, un attimo solo, aspettate, questo video sarà un po' così, però vabbè. Aspettate un attimo. Ok, ops, scusate ragazze, vi ho un po' distorto. Sperando, no, no, così non si può. Vi devo mettere per forza in mano, perdonatemi perché vi ho un po' messo giù, ma questo cavalletto non è il massimo, quanto ho capito. Devo stare attenta a non romperlo perché sennò non ne compro altri. E niente ragazze, stavo cercando di fare un video con la Canon, che sarebbe questa qua, aspettate, la faccio vedere qual è. Questa qua, questa. Vedete, questa è una Canon. Però questa Canon, ogni volta che registro è ok, però quando vado a montare, a esportare i video, non mi dà modo di esportarli, perché quando li esporto poi e li salvo mi dà contenuto, non cercano contenuto, formato non valido, e vabbè, che ci volete fare? Niente, quindi vabbè, a sto punto registro tutti i video con l'iPhone, tanto oramai fate in modo di registrare i video con l'iPhone. Che Dio, che capelli che ho, fanno veramente, no, non sono brutti ma non sono neanche così belli come vedevo io, e nulla. Allora, cosa volevo dirvi? Che stamattina mi sono svegliata con la voglia di registrare tanti video, anche senza avere idea di che cosa voglio parlare, però si sa che i miei video sono così. Allora, ieri io non ho visto nulla granché in televisione perché poi mi sono coricata presto, ho lavato anche i piatti e nulla, questo è già. E niente, quindi vabbè, nulla. È un video basato su niente questo, non capisco il perché. Allora, stamattina mi sono lavata la faccia con quel prodotto lì che vedete sempre con i miei video, sempre. Qualche volta che faccio vedere i miei video, il prodotto in sé, cioè Douglas, e niente, questo è quanto. Come vedete ho letto bello disfatto, non so se si capisce. Sì, ho letto disfatto. Però si dorme abbastanza bene. Questo è aloe vera, questo materasso è aloe vera e si dorme fantasticamente bene. Poi il cuscino che ho di là è Emiflex e si dorme, non per fare pubblicità perché non mi interessa, però si sta molto bene, dorme molto bene ed è top, fenomenale, già. Niente ragazzi, questo era tutto. Io adesso ritorno a fare a guardare qualche video su YouTube o a fare altri contenuti qua sempre sul canale. Oppure addirittura, si sentite rumori perché non sta grattugiando, non so se il formaggio si sta facendo in galvanese, assolutamente no.
Il formaggio oppure la verdura, non lo so, ha un sacco di strumenti per tritare la verdura, perché almeno così io me la mangio bene. Aspettate un attimo, ragazzi, perché mi pare che hanno suonato, aspettate. Non so neanche se riesco a... Okay. Allora, come stiamo facendo? Hanno suonato, ma io non ho visto chi era, pazienza. Comunque nulla, ragazzi, ho visto che stavano suonando, ma non ho capito chi era. Se era qualcuno, aspettate qui, ok. Questa cosa va, fa come gli pare, questo cavalletto, vabbè. E niente, ragazzi, alla fine non mi sono truccata per niente, neanche oggi, vabbè. Non lo so io perché faccio così, che mi trucco poco o niente. Sembra che le palette non le sto utilizzando, invece le sto utilizzando e come. Nulla, il prossimo video non vi prometto niente, ma voglio fare, scusate la lingua, ma vabbè. C'è questa cosa qua che mi esce attorno della, non vi dico cosa, della babuzza, vabbè, che schifo. E niente. Cosa volevo dirvi? Che sto utilizzando veramente poche palette, non so perché, vorrei utilizzarne di più ma non ci riesco, perché uno, i miei occhi sono molto delicati, e poi due, vabbè, gli occhi di tutti sono delicati, comunque a prescindere da quello, non mi va di truccarmi troppo, ecco ragazzi. C'era un periodo che lo facevo molto, però mia nonna mi ha voluto interrompere perché, ovviamente, come giusto che sia, ho molto da curarmi gli occhi e non usare troppi trucchi. Già, non so se ha ragione o meno, ma vabbè. Questi ciuffi non li sopporto più. Questi ciuffi, vabbè, niente, non lo so, ragazze, non ne ho idea. Scusate l'interruzione, ma ogni volta lei mi deve sempre interrompere, quindi vabbè. E niente, quindi che dire? Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che praticamente, oddio, oh mamma mia, come sono fatta qua i segni guardando questo telefono. Vedete? Non so se si vede, no, ma si vede una mazza da qua. Aspettate che mi riprendo di così, vedete qua i segni? I segnetti del cavalletto, come lo stavo tenendo io, mi ha fatto tutti i segni. Non so se si capisce. Sì, assolutamente. Non guardate le unghie, anzi, guardatele, ma non mi dite commenti sgradevoli, grazie, non ci tengo. Quindi, nulla. Questo sono i segni del cavalletto, però vabbè, niente. Tanto per dirvi come sono tutta curiosa, strana. Ciao. Allora. Adesso tra poco mi lavo i dentuzzi perché ne ho bisogno e niente. Ok, ragazze e ragazzi miei. Io adesso vorrei stoppare, ma prima voglio dirvi una cosa. Mi devo lavare i denti e ancora non l'ho fatto. Mi ho lavato la faccia, ok, ma i denti no. Quindi adesso vado a lavarmeli e ci vediamo dopo per un altro, per un'altra clip. Non so ancora cosa farò, ma vabbè, niente. Dai, ragazze, tra un clip e l'altro vediamo cosa posso fare. Se esce lungo non vi lamentate. Cerco di non lamentarmi neanche io se esce troppo lungo. Quindi, niente, vediamo. A dopo. Mi lavo i denti nel frattempo. Ecco, mi sono lavati i denti. Cosa c'erano? Dimmi. Ha contattato su Skype, come si chiama? No. Ok. Lascialo stare, tanto non vuole rispondere, lascia perdere.
che sono lavati i denti, come avete visto. Mi sono lavata bene bene i denti e adesso sapone per le mani. Siccome che come prodotto ho utilizzato questo stamattina e serve questo qua della Douglas, molto buono, e niente, lo utilizzo perché uno mi aiuta a struccarmi bene e l'altra cosa è perché toglie bene tutti i residui di fondotinta e anche correttore eccetera, quindi è molto 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 buono ed è fantastico, della Douglas, vedete? Douglas, niente. Poi, prima di utilizzare quello utilizzo questo qua, che è sempre Douglas, molto buono, vedete? Cioè, questo è Douglas e ce n'è 200 ml di prodotto, ancora sono arrivata qua, vedete? Perché io mi trucco molto, non sempre, ma tante volte mi trucco molto, cioè. E niente, comunque, allora ragazzi, mi ho lavato i denti, come avete visto. Non so ancora cosa riuscirò a fare, ragazze, perché oggi è una giornata piena, poi lei non mi molla un attimo. Non so perché, ma vabbè. Voi direte, ma un po' di spazio, non te lo lascia lì. Me lo lascia, tranquille. È che però vuole aiuto per quello o quell'altro. Io l'aiuto, ma non posso riprenderla mentre sta facendo. A meno che non riprendo solo le mani di mia nonna, ovviamente. Già, è nulla. Già, oddio, che bella pelle che ho. Insomma, ho un po' di questi cosi qua che non so cosa sono, vedete? Qui, a parte i peli, che io come devo fare dal setista, ma non ho voglia adesso di andarci perché c'è altra priorità per il momento, vedete? E niente, questo qui non sono, non è barba, ma sono peli, peli ormonali, che devo far vedere dal, da quello del, come si chiama, della tiroide, non lo so, da uno che fa queste robe qui, che toglie queste robe qui, non è certo l'estetista, ma è un altro, non lo so come si chiama questo, vedete che barba che ho, non è barba, ve l'assicuro, è tutt'altro che barba, sono peli ormonali, vedete che sono peli ormonali e non so come dirlo, quindi vabbè, cercate di capire che ancora non ci posso fare niente, purtroppo, ahimè, e niente, quindi abbiate pietà di me, anche se non ve ne può fregare di meno, ma è la verità, già, inquadratura pessima lo so, ma che ci posso fare? Niente. Cioè, sono ben felice comunque di fare questo video, se non lo sapete. È vero, nelle ultime clip non ho sorriso molto, però ogni tanto già sorrido, già. Oddio, è stata aperta una cosa micidiale, stavo anche cadendo, complimenti. Già. E niente. Che ne dite che mi trucco un po'? E poi però, ah no, poi voleva fare i peluzzi, mia nonna, che lei li chiama peluzzi i miei peli. Perché? Oddio, cos'è sta roba? Vabbè. Niente, peluzzi perché le piace togliere questa massa qua di peli che ho qua. E vabbè, niente. Appena trovo questi mi trucco, se ci riesco, vediamo. Non devo dire che ci riesco. Quando mi va, mi trucco, ok? Punto lì. E niente, bene, in questi giorni devo riuscire a prendere per forza appuntamento perché altrimenti non ce la posso fare, stare senza farmi la ceretta in tutto il resto del corpo, qui sulle ascelle, le braccia voglio dire, le braccia, sì, questo è un foruncolo, guardatelo così, ma è un foruncolo, vedete come si vedono bene i peli.
Mi metto bene per la luce, i peli, sì. Voi direte, Madonna, quanto ne ha? Sì, appunto, le devo tutti togliere e così. Non ci penso bene che più. E niente, se sentite rumori, strano, schiamazzi e quant'altro, è la televisione, quindi è tutto sulla normalità, tutto a posto, come si suol dire. Niente, è tutto normale. Perché c'è qualcuno, qualche matta, in televisione che urla come se non ci fosse un domani, ragazzi. Già. E voglio che rimetto un po' così perché sennò se riprendo un po' troppo dal basso non mi piace. Vabbè, niente. Mi sta facendo male il braccio, però vabbè, dettagli. Mi viene da ridere quando dico dettagli perché sto pensando a YouTube perché intanto c'è dettagli. Vabbè. Che poi questo dettaglio lo vorrei togliere dal mio video perché è una cosa. Non so dire anomalo o antipatica, ma quasi dire antipatica. Però boh, mi fa una cosa un po' divertita dire, vabbè, come dico sempre io, dettagli. Mi prenderei a schiaffi perché dico dettagli, ma pazienza, che ci vogliamo fare, ragazze, così. Già. Intanto mi stavo venendo il malumore di Parkinson con questa mano tremolante, vabbè, sembra che mi stavo venendo il malumore di Parkinson. Vabbè, senza scherzare sulle malattie altrui, comunque niente. Altrui, insomma, sto parlando della banfera, ma si capisce che spero che si capisca che ho una mano un po' tremolante perché non c'ho un bastone come il gimbal, come si chiama lui, che tiene bene, insomma, avrete capito quel cavalletto lì che tiene bene il telefono e non vi balla, insomma, tutto lì, non vi balla la mano perché la mano, anche se trema un po', almeno avete il. Sì, insomma, il cavalletto, mentre avete il cavalletto in mano, vi trema la mano. Questo. Sì, d'accordo, grazie. Vedete che ogni volta mi. Già. Mi deve sempre interrompere, però vabbè, ci sta, ragazzi. Siamo una ragazza in una casa privata, non in uno studio questo fotografico, e tutte le volte mi interrompe, però vabbè, niente, dettagli, queste sono cose della vita quotidiana, ok? Tutta vita reale, ragazze, è tutta vita reale, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito o addirittura dietro una telecamera, quindi non ci posso fare niente, ok? E nulla. È vero, potrei toglierle queste clip dove. Non toglierle, tagliare le clip dove entra mia nonna, ma non ci penso nemmeno. Perché le voglio tutte. Come si può dire, tutte? Oddio mio. Le voglio tutte realizzare in modo che si capisca che io non vivo da sola, ma che c'è anche mia nonna. Voi direte, ma chi è quella bella signora che vediamo sempre nei tuoi video? È mia nonna. Se non lo sapete, è proprio mia nonna. Ve lo dico perché così almeno lo capite che non vivo da sola, ma che vivo con mia nonna, ovviamente, già. E niente. Quindi, che dire? Ci vediamo al prossimo video, che ne dite? Anzi, prima ci lasciamo con. Scusate. Ok, scusate, stavo guardando perché qui. Ok, no, se passavo con quel gattaccio. A parte che i gatti sono troppo belli, però io adoro più i cani che i gatti. Non so perché, forse perché il gatto è più restio a farsi toccare, guardare, eccetera. No, guardare, vabbè, ok. Però toccare è un po' più su chi va là. Mentre il cane è più affezionato a te, e vabbè, il cane, grazie, è il migliore amico dell'uomo, quindi vabbè, niente. E niente, ho una colombella, guardate. Non so se si nota. Una colombella, vedete? Lì su, qui. Una bella colombella, guardate. È bellina, bellissima. Una colombella, oh, che bella. Ciao, bellina. Bella questa colombella, bellissima. Già. Troppo bella. È carinissima, ma ciao! Bella, bellissima! È troppo carina. Vedrete, ma che fai? Ti saluti alla colombella? Vabbè, raga.
bello assordare gli animali. Ecco, se ne sta volando via. Va bene, ok, ragazze. Ok, ragazze, io adesso vado e ci vediamo dopo. Ok, nulla. Mi sono dimenticata di dire una cosa, ragazzi, in fase di montaggio. Perché ancora non sto montando, ma quasi. L'ultima cosa, vado. Sono di fronte alla porta, ma adesso vado, mi sposto un po'. Vi dico che se vi è piaciuto questo video un po' così strano, curioso, molto, vabbè, molto, che non si capisce bene come parlo, però vabbè. Mettete un bel like di supporto, commento, iscrivetevi, attivate la campanella e ciao, a presto, a dopo. Anzi, seguitemi su Instagram, su dove volete voi, insomma, dai, metterò tutti i social nell'info box che li troverete, o se no quando cliccate li troverete lo stesso nel tasterino, nel tasto del, quando voi cliccate su informazioni, nel tasto dove c'è scritto iscriviti, e troverete tutte le informazioni del mio canale YouTube. Ok, ciao, a presto. Sono cliccabili, quindi potete anche guardare i miei video, i miei social, eccetera, i miei contenuti. Ciao.